Il Consiglio Comunale di Acireale stasera si concede in area comune una serata di riflessione per celebrare la giornata contro ogni forma di violenza sulle donne. Una seduta che ha di fatto una sua straordinarietà, anche perché sarà preceduta da una serie di eventi collaterali in Piazza Duomo. Da giovedì si tornerà alla normalità, ma la seduta di questa sera potrebbe anche essere aperta da Nino Sorace, che ha intenzione di rompere sull'opinione pubblica con questo suo Comitato 5 Novembre, fondato insieme a Bruno Piro, Giuseppe Vasta e Giuseppe Calì. La provocazione dell'ombrellino giallo è pronta a diventare il simbolo nelle prossime settimane. Gruppo Primavera ed ex Garuzziani si trovano accomunati in una battaglia per non dimenticare la tromba d'aria del 5 novembre, appunto, anche se gli obiettivi sono diversi. I due primaveriani, Piro e Vasta, vogliono soprattutto incalzare sul tema l'amministrazione d'Agostiniana e vogliono soprattutto far sentire il fiato sul collo al sindaco Roberto Barbagallo e all'intera Cambiamo Acireale, mentre invece Sorace e solo in parte Giuseppe Calì hanno un obiettivo diverso. Vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro il suo ex leader Basilio Catanoso, da cui si è sentito scaricato alla vigilia della scorsa campagna elettorale. Un pezzo di opposizione, comunque spinto da motivazioni diverse, sta lanciando un segnale e adesso si attendono le reazioni.